Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera. Io sono Giovanni Mazzei e lasciatemi innanzitutto esprimere tutta la gratitudine e il nostro orgoglio, e parlo a titolo di segretario, vicepresidente, nonché socio fondatore dell'Associazione Santi 40 Martiri per la partecipazione al progetto dell'avvocato Francesco Bevilacqua, al quale va tutto il mio applauso, con la speranza e l'augurio che il festival dell'erranza e della filoxenia possa in futuro divenire sempre più capostipite, nonché volano dell'attività e delle dinamiche sociali e comunitarie dell'Interland lametino tutto. Un sentito ringraziamento va ovviamente anche al nostro ospite di questa sera, al professore Vincenzo Villella, esimio storico con il quale ho avuto già il piacere di collaborare per la rassegna culturale Dorian, la cultura rende giovani, e col quale quest'oggi esploreremo storia e geografia alla scoperta dell'importanza che aveva la zona di Caronte, dove oggi ci troviamo, e di tutta la Valle del Bagni. Ovviamente un ringraziamento va anche agli amici di Progetto Gedeone, con il quale quest'oggi abbiamo curato questa tappa del Festival delle Filoxenie. Progetto Gedeone abbiamo collaborato già spesse volte, sia a livello associativo nonché singolo, perciò va tutta la mia ammirazione e gratitudine anche a loro. E un ringraziamento ovviamente anche alla Mimosa, la struttura che quest'oggi ci ospita. Ecco Benito che si affaccia di là. Allora, finiti i doverosi ringraziamenti, veniamo un po' più addentro alla materia. Pantarei, dall'Ocinaro al Bagni, è questo il nome che abbiamo dato alla nostra tappa. Ovviamente Pantarei, tutto scorre, la locuzione greca però così non è completa, perché Pantarei, tutto scorre, os potamos, come un fiume. E ovviamente il legame che vi è fra lo scorrere del tempo e l'ineluttabile corso delle acque è palese ed evidente per noi, per questo abbiamo voluto correlare queste due dinamiche. Poi ovviamente c'è da dire che, come diceva un esimio storico, Damiano Fonseca, in Le vie dell'acqua della Calabria, vita e morte sembrano indissolubilmente legate allo scorrere dei fiumi e al loro ineludibile intersecarsi con le tormentate vicende delle comunità umane. Perciò ancora di più era evidente il legame che abbiamo dato allo scorrere del tempo e del fiume. Come prima mi chiedeva Tina, Ocinaro e Bagni, sembra un paradosso, perché lo Cinaro altro non è che l'antico nome del fiume Bagni, ma ancora di più con questo utilizzo toponomastico dello stesso fiume abbiamo voluto intendere lo scorrere del tempo e l'importanza che l'intera città di Lamezia Terme dà ai propri fiumi è inevitabilmente palese, già del nome stesso di Lamezia, che deriva dal fiume Amato, l'antico Lametos. Per esprimere ancora di più però l'importanza che i fiumi hanno per l'intero meridione d'Italia, vorrei citare il saggio di un grande storico, anche mio caro amico Antonio Macchione, che dice: "I fiumi del Mezzogiorno, più che espressioni geografiche atte alla delimitazione confinarie, assumono la valenza di vettori per l'antropizzazione e soprattutto divengono tramiti di cultura e civiltà, connettendo i centri rurali e favorendo i collegamenti tra costa e entroterra." Ed ecco, quindi, senza voler fare una parabola troppo lunga, quasi ungarettiana, sull'importanza dei fiumi comunitari, concentriamoci sul nostro Ocinaro, sul nostro fiume Bagni. Partiamo dalla leggenda che c'è circa l'Ocinaro. Bene, una leggenda vuole che tre sorelle furono impetuosamente sconvolte dai flutti marini. I corpi di queste tre sorelle furono poi sparse lungo la costa tirrenica italiana. Queste tre sorelle erano tre sirene, le quali decisero volontariamente di gettarsi in mare, di abbandonare i propri corpi agli scogli, ai flutti marini, perché non erano riusciti con il loro canto ad ammaliare e a fermare le peregrinazioni e il viaggio di ritorno del re di Itaca verso la propria patria, ed è di Itaca, e ovviamente Odisseo. Perciò cominciamo a capire il perché la storia della nostra città di Lamezia, dell'antica Terina, si intreccia con la storia dell'Odissea e di Ulisse. Queste tre sorelle erano chiamate Partenope, Leucosia e Ligea.
è appunto Ligea, la melodiosa, è quella che ci interessa, perché la leggenda narra che ella fu, anzi le sue spoglie mortali furono sospinte dalle correnti marine nel golfo, di un golfo della costa tirrenica calabrese. E il golfo era il nostro, quello di Sant'Eufemia. Ma ancora di più delle varie fonti storiografiche, a volte ci aiutano anche le fonti letterarie, tant'è che un poeta greco, Licofrone, ci dà nel suo poema L'Alexandra altri dettagli in più. Infatti lui narra come Ligea non fu semplicemente sbalzata lungo le coste del golfo di Sant'Eufemia, bensì alla foce del fiume Oginaro. Bene, come già accennavo prima al professore, avendo io creato una rassegna poetica che si chiama Dicerie poetiche di parole erranti, e l'erranza torna sempre, e diversi nomadi, vorrei ora leggervi i versi di questo poeta per farci entrare ancora di più in questa dinamica storica e addentrarci nelle vicende di un tempo ormai passato. Quindi, Ligea vide sua sorella Partenope lanciarsi giù dalla rupe, bellissima come l'aveva sempre ricordata. Ed era così, persino in quel momento, mentre il corpo della sirena volava a velocità folle contro gli scogli che affioravano dal mare. Si udì solo un rumore sordo, soffocato come un grido disperato nel silenzio. Ligea urlò, presa dal terrore. Con fare tremante, la sirena si affacciò e vide, nella spuma bianca e vermiglia del mare, il corpo senza vita di sua sorella, la sirena Partenope. Oltre l'orizzonte, la nave di Odisseo prendeva il largo, mentre l'aria intorno odorava di morte. Tra i singhiozzi e le lacrime, Ligea maledisse quegli uomini. Un attimo dopo, anche Leucosia si tuffò in mare e la vide cadere e scomparire tra le onde, perdendo la vita. Non fu la rabbia, la frustrazione o il fallimento. Ligea fu invasa da un oscuro e denso senso di solitudine. Non riusciva a immaginare la sua vita senza le sue sorelle. Attese che il mare tornasse ad agitarsi, ad abbattersi con violenza sugli scogli, a spingersi in alto, oltre il cielo, e prese la decisione estrema. E Ligea, pertanto, sarà sbalzata presso Terina, sputando acqua di mare, e i naviganti la seppelliranno nella sabbiosa spiaggia presso le rapide correnti dell'Ocinaro. E questo forte nume dalla fronte cornuta, con le sue acque, bagnerà il sepolcro e tergerà il busto dell'alata fanciulla. Altri, stanchi di vagare penosamente di qua e di là, si stanzieranno nel paese di Terina, dove bagna la terra l'Ocinaro, versando le sue limpide acque nel mare. Ecco, questi sono i versi di Licofrone, dove appunto entriamo in contatto subito con la leggenda di Ligea, di questa sirena, di questa musa marina anche, e della stessa Terina. Tra le altre cose, in questi versi si fa riferimento a un nume dalla fronte cornuta, con un riferimento ovviamente al toro, simbolo comunque di forza. Spesse volte sappiamo come Zeus nella mitologia greca si trasformasse appunto in un toro, simbolo di forza animalesca, predominante, maschile. Il nume dalla fronte cornuta è anche una rappresentazione iconografica dello stesso fiume Bagni, l'antico Ginaro, in quanto due affluenti che sono qui nelle zone montane, sopra San Biase, il Carpinà e il Caria, costituiscono le corna immaginarie di questo toro, e il Bagni è appunto il suo corpo. La rappresentazione del toro è spesse volte anche stata incontrata nelle riproduzioni numismatiche risalenti a quel periodo. Nelle stesse monete è anche raffigurata una figura alata, una donna alata, come erano appunto le sirene dell'epoca, atta a versare da una brocca a forma di leone dell'acqua, facendo dunque riferimento alle sacre acque termali che qui sgorgavano. Dunque, professore, la mia domanda è semplicemente questa, una curiosità o anche una provocazione, forse. Abbiamo detto Terina, Oginaro, Ligea, Terme di Caronte, fiume Bagni, una valle rigogliosissima, e ancora non abbiamo parlato degli insediamenti bizantini, della Via Anna Popilia, del periodo romano, del periodo delle bonifiche, della flora, della fauna, di tutte le ricchezze che abbiamo. Ma perché allora quest'area non viene sfruttata a dovere? Perché non gode di quelle fortune che invece sono scritte nella sua storia? Leggende, miti,
abbiamo avuto diversi scontri con storici accademici. Quando ho scritto il libro Scheria e la terra dei Feaci, facendo riferimento al libro di Armin Wolf, Il vero viaggio di Ulisse, che si trova adesso nelle librerie, io ho il libro in lingua tedesca. Ebbene, un poeta francese, una frase che mi ha colpito: i paesi che dimenticano le proprie leggende e le proprie tradizioni sono destinati a morire di freddo, cioè a perdere la propria identità fondativa. Altrove, sui miti, sulle leggende, costruiscono le fortune turistiche. Qui da noi, se io mi azzardo a fare affermazioni come ha fatto lui poco fa, gli storici accademici mi ridono in faccia. Perché questo deve succedere? Dicevi, il bacino imbrifero del Bagno è ricco di storia, antica, romana, greca, romana, medievale, bizantina, medievale, normanna, eccetera. E a proposito pure di queste polemiche, il compianto Dario Leone, che è stato quello che ha voluto fortemente il Museo Archeologico Lametino, sosteneva, proprio a proposito dell'area del Bagni, che qui era un luogo sacro. Parlava addirittura dell'esistenza di un'ara sacra dove affluivano pellegrini che venivano da una via, una specie di trattura che partiva dal Corace, attraversava le colline sopra il golfo della Lamezia Terme, l'attuale Lamezia Terme, e portava questi pellegrini qui a quest'ara. E lui parla di fonte sacra e parla di sacralità del luogo, e poi parla di aver trovato parla della Dea Madre, e ricorda di aver trovato una specie di idoletto, una statuina piccola con il ventre prominente. Quindi, per rispondere alla domanda, ripeto, ogni leggenda, ogni tradizione, ogni mito ha sempre un fondamento storico. Per ritornare al mito di Ulisse, ci sono circa 70 teorie che parlano del viaggio di Ulisse. L'ultima, propagandata in televisione da Roberto Giacobbo, la teoria nordica, secondo cui le vicende dell'Iliade e dell'Odissea si sarebbero svolte nella Scandinavia. Da quando Giacobbo ha proposto questa teoria, isole sperdute delle Faroer, dove mi ricordo andò a giocare la nazionale italiana nessuno conosceva, sono diventate mete di turismo, migliaia e migliaia di turisti. Perché sono anche leggende che vogliono la Divina Commedia ambientata nell'Irlanda, addirittura. Allora, Armin Wolf, questo professore tedesco, che al pari di quest'altro Gerhard Rops, autore del dizionario del Tal delle Tre Calabrie, dei toponimi, dei nomi, e Armin Wolf, questo professore dell'Università di Tubinga, che conosce l'Odissea meglio, secondo me, di qualunque altro esperto di storia greca, col fratello, per 8 anni ha ripercorso l'itinerario di Ulisse, seguendo pedissequamente quello che si legge nell'Odissea, quindi seguendo le indicazioni dei venti, le carte nautiche, e riuscendo a creare una specie di mappa proiettandolo sul territorio di quello che Omero racconta. E lui sostiene che l'Odissea è la prima fonte storica che riguarda il nostro territorio. La mappa del Mediterraneo. Allora, per ritornare sempre alla polemica di prima, il sindaco di Squillace 6-7 anni fa invitò il sindaco di Itaca, Vassillopoulos, per creare un gemellaggio, e fu creato il gemellaggio tra Squillace e Itaca. Era sindaco Gemme Speranza. La stessa cosa doveva essere fatta con la Lamezia Terme. Il sindaco di Squillace, Vassillopoulos, è venuto alla Lamezia, al comune, io c'ero. C'era allora assessore alla cultura, che era uno di quelli che sosteneva che non bisogna parlare di miti. Ebbene, si è trattato di una cerimonia fredda, freddissima, e nessuna conseguenza dal punto di vista turistico, mentre invece nell'area di Squillace hanno costruito dei lidi, Nausica, Ulisse. Allora, questa teoria di Wolf, in sintesi, che cosa dice? Il naufragio di Ulisse avvenne nel golfo di Santeofene, alla foce del fiume Amato. Allora
il fiume Amato era navigabile per un certo numero di tratto, è la parte più stretta della Calabria, 30 km, dall'altra parte c'è il fiume Coraci. Questa sarebbe la città dei Feaci, la famosa Scheria, che è stata ubicata in tantissime parti del mondo, però non hanno capito che la parola che indica questa terra nell'Odissea non è Nesos, isola, ma è Scheria, che significa terraferma. Allora, per sintetizzare in breve e non perdere tempo, Wolf sostiene, Ulisse, anzi dice che l'Odissea è il primo resoconto storico, perché lui dice che l'Odissea ha un valore storico, è il primo resoconto storico delle prime colonizzazioni greche. Quindi non sarebbe altro che la descrizione, non è Ulisse, è diciamo una nave di coloni greci, trattato di storia greca, naufraga nel Golfo di Santa Eufemia, c'era Nausica con le ancelle che stava lavando i panni e l'hanno ubicata nella zona, nella gola di Marcellinara, questo fiume, poi lo porta alla reggia di Alcino e della moglie. Era una società, quella dei Feaci, dove la donna aveva un ruolo, la regina aveva un ruolo importante, la donna. E gli chiedono quando arriva, da quale mare sei venuto, da quello d'Occidente o da quello d'Oriente? Da quello d'Occidente. Allora i nostri marinai ti riporteranno in patria dall'altro lato. Quindi attraverso il Coraci viene portato a Itaca. Per chiudere, lui ha detto, perché abbiamo tutta questa storia, questi miti, e il nostro territorio rimane come era 10 anni fa, 20 anni fa, anzi peggio. La risposta è questa, purtroppo. Le istituzioni non hanno puntato a valorizzare dal punto di vista storico, soprattutto. Faccio un altro esempio banale. Un protagonista importante del sanfedismo, della lotta contro i francesi, nel mio paese, io sono regione di Conflenti, è stato Nicola Gualtieri Pane di Grano, che era un brigante, che poi è diventato maggiore dell'esercito borbonico. Quindi aveva una corrispondenza con la regina Carolina, e poi alla fine della guerra del sanfedismo ha ottenuto come ricompensa dei mulini, delle saline, un palazzo Anticastro, 10.000 ducati annui. Ebbene, al mio paese non sono riuscito, nonostante le mie insistenze, a organizzare una sorta di piccolo convegno su questo personaggio, a intitolargli una via, una strada. Un altro esempio banale: la Madonna di Visora è la protagonista, è la protettrice della diocesi. Tutto quello che noi sappiamo sulla Madonna di Visora lo abbiamo a un notaio che si chiamava Antonio Vescio, il quale fu colpito da una malattia durante il periodo proprio della festa, il Venerdì Santo. Aveva 26 anni e gli hanno dato l'estremunzione, gli hanno fatto il salasso con le sanguisughe, erano già pronti per celebrare il funerale. Miracolosamente a un certo punto questo invece si sveglia, perché la mamma aveva fatto voto di una giovenca e di una testa di cera alla Madonna. Allora lui a quel momento decide di non fare più il notaio, diventa dei minimi francescani, e decide da quel momento di dedicarsi esclusivamente alla valorizzazione e quindi raccoglie tutto il materiale, esorcismi, documenti, che si trovano attualmente tutti al Vaticano. Uscirà a settembre un bellissimo libro di Don Pino Fazio, che è andato al Vaticano e ha recuperato questi documenti. Ha comprato la Querciola, questo notaio, ha fatto richiesta al Vescovo di costruire un monumento, un monastero di Carmelitani scalzi perché custodissero la Quercia dove era apparsa la Madonna. Il Vescovo non gli ha dato il permesso, poi lui è morto. Per farla breve, avevo proposto di intitolare a questo notaio almeno la piazza che c'è davanti alla chiesa della Querciola. Assolutamente no, perché qui le vie e le strade si intitolano ad imprenditori, a mafiosi, non polemizziamo. Diciamo, tendiamo a fare provocazioni, non polemiche. La provocazione ha sempre un intento positivo di spronare le menti e le coscienze.
magari noi soffriamo un pochino della sindrome dell'erba del vicino è sempre più verde. Non guardiamo mai in casa nostra, tendiamo sempre a porgere lo sguardo altrove e dire magari noi, magari io fossi lì, ma noi non ci accorgiamo mai di quello che invece è proprio qui, accanto a noi. Bene, il professore anticipava che a breve ci sarà un'uscita inerente a quello che ha detto su Conflenti, però quest'oggi anche noi avremmo dovuto presentare un libro, ovvero l'ultimo lavoro del professore Vincenzo Villella. Per alcuni problemi editoriali relativi alla stampa, non abbiamo ancora la copia fisica, ancora non è stata edita la copia fisica del volume, ma il professore ci ha fornito il PDF, la copia digitale affinché noi potessimo documentarci al meglio per questo incontro. Quindi già è tanto. Il titolo del libro che presenteremo comunque a breve è Genti e Paesi del Comprensorio Lametino, storia, memoria e immagini della trasformazione della montagna e della piana nell'archivio storico fotografico del Corpo Forestale dello Stato. Bene, io ho avuto modo di vedere il PDF che mi ha inviato e si palesa una cosa. Il professore Villella, nel suo metodo storico di ricerca, fa come una crasi di due metodi differenti di ricerca. Unisce il metodo storico classico, quello comunque di utilizzare la maggior parte, il ventaglio più ampio possibile di fonti documentarie e storiografiche, associato però a quello geografico, magari da esploratore, cioè andare effettivamente sul posto a verificare le cose che sono state dette, non soffermandosi solamente sulla teoria, ma unendo questi due approcci. Perciò io volevo ora chiederle questo, come si è approcciato a questo nuovo lavoro, come se è difficile fare ricerca nel nostro territorio e se si può parlare di ecostoria, se l'ambiente stesso può essere definito storia. Allora, dico prima come è venuto fuori questo libro. Nel 1950 parte il progetto La Legge Speciale Calabria e subito dopo la Cassa del Mezzogiorno viene dato l'incarico al Corpo Forestale dello Stato di redigere un programma per la riforestazione, la sistemazione idraulico-forestale della montagna Lametina, dal Savuto fino all'Amato, il Monte Mancuso e il Monte Reventino, e anche di creare una pineta costiera sulla piana che ancora negli anni 50 era piena di acquitrini, di eriche, lentischi, fichi d'India, quindi non c'era nemmeno un albero. Vedere quelle foto del Reventino completamente nudo, soltanto con quelle croci di legno che venivano affisse da chi riusciva a salire lì sopra con il nome di un familiare per il quale chiedeva la benevolenza divina, perché il monte era il luogo sacro. Ebbene, questo il Corpo Forestale dello Stato diede l'incarico a dottor Luciano Berti di Livorno di redigere il piano e poi di essere anche il direttore dei lavori. Un'epopea. Francesco Bevilacqua, che ha scritto la prefazione, l'ha definito un'epopea, perché effettivamente davvero è un'epopea. Vedere quelle fotografie di donne che vanno nei fiumi, donne anche incinte, che vanno nei fiumi a prendere i sassi, le pietre per portarle ai muratori che costruiscono le briglie. Vedere, come lui dice Berti, a pico e pala veniva costruita la strada della solidarietà, di cui parla Enrico Borrello in diversi suoi articoli sul giornale Il Tempo, o l'Acquavona Reventino. Vedere quelle foto del vescovo Luisi sull'asino che va a visitare le frazioni di San Biase, dice in questi luoghi non suona mai una campana. D'inverno, quando c'è la neve, sono costretti a tenere i cadaveri in casa 15 giorni perché non c'è un sentiero per portare il cadavere al più vicino cimitero. La forestale quindi avvia quest'opera di rimboschimento e di sistemazione dei torrenti, dei fiumi. Questo materiale, redatto dal Corpo Forestale dello Stato per quanto riguarda l'ambiente, e dalla moglie di Luciano Berti, Anna Maria Bullo, che era un'esperta di protostoria dell'Italia meridionale per quanto riguarda i paesi e la storia, doveva diventare un libro ed era già pronto per essere pubblicato l'ultimo anno che era presidente della provincia Leopoldo Chiaffallo.
avevano già fatto preventivi e tutto. Poi è successo quello che è successo alla provincia e questo libro è rimasto lettera morta. È stato in casa mia questo materiale per diverso tempo, le fotografie, i lucidi. C'è un lavoro che sullo studio dell'avanzamento e dell'arretramento della costa, che è un lavoro veramente eccezionale. Io nella mia onestà non ho fotocopiato neanche una pagina di tutto quello che c'era lì. Poi sono venuti Luciano Betta e la moglie a riprenderseli. Per farla breve, dopo 10 anni, nel 2010, mi telefona da Montopoli di Sabini, in provincia di Rieti, dove abitavano, e mi dice: Vince, mia moglie c'ha il morbo di Alzheimer, i miei figli di questo lavoro non vogliono sapere nulla, se tu vieni e ti prendi questo materiale è un patrimonio per la Mezzia Terme, altrimenti sarà distrutto. Io e mia moglie siamo partiti, siamo andati a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, e abbiamo portato a casa 3 valigie di fotografie, diapositive, mappe, relazioni della forestale, e tutte queste relazioni scritte a mano, e quindi poi ho trascritte, sarebbero queste qua, e è un lavoro veramente eccezionale. E come tu dicevi prima, si tratta di una... tutti i miei libri sono libri di storia locale, intesa come geografia storica locale, come ecostoria, cioè come storia del paesaggio e del territorio. Paesaggio e territorio, la parola territorio la usano soprattutto i politici e gli urbanisti, la parola paesaggio la usano i poeti, gli artisti, ma indicano la stessa cosa. E il paesaggio nella sua complessità, sia come paesaggio naturale, sia come trasformazione da parte dell'uomo. Diciamo che il paesaggio, in quanto già bioregione, è già di per sé storico. Diciamo, è la storia dentro cui viviamo. È la storia dentro cui viviamo. È un documento storico globale che contiene in un solo spazio tutte le informazioni storiche possibili del territorio. E anche memoria collettiva, perché ogni comunità ha il paesaggio suo che si differenzia da quello di altre comunità. Quindi è un palinsesto, come posso dire, un palinsesto della nostra identità culturale, il paesaggio. E, diciamo in un altro modo, cioè ogni comunità ha uno specchio di se stessa nel paesaggio che si è creato, per cui è importante lo studio del paesaggio e del territorio, non solo per recuperare le nostre radici, ma soprattutto perché ci deve consentire di trovare una via verso una nuova etica per popolare la terra. C'è un libro bellissimo uscito recentemente di un filosofo indiano che è intitolato Ecosofia. Ha creato la parola ecosofia al posto di ecologia. Dice: ecologia è una parola ormai abusata che non dice più nulla, ha a che fare con la multiservizi e con i cassonetti con i rifiuti. La parola ecosofia. E il sottotitolo del libro è Una nuova saggezza per una spiritualità della terra. Ma un altro libro che ho condiviso con Francesco Bevilacqua è Geofilosofia del paesaggio, di una delle più grandi studiose di estetica dell'Università di Pavia, che si chiama Luisa Bonesio. Quindi dicevo, lo studio del paesaggio, lo studio del territorio, i miei libri mirano non solo a farci prendere coscienza delle nostre radici, ma soprattutto a farci capire di come dobbiamo sfruttare dal punto di vista turistico, senza deturparlo, il nostro patrimonio storico ambientale. Qui abbiamo il Parco Mitoio, un libro che vorrei scrivere, che mi sono sempre proposto di scrivere, lo vorrei intitolare Ritornare al Bosco. Ritornare al Bosco, il bosco come... non solo come foresta, ma anche come richiamo ai valori tradizionali sani della nostra civiltà contadina. Ecco, in opposizione all'aridità del deserto che va sempre più crescendo. Quindi questa è la, diciamo, la sintesi di come sono arrivato a questo libro. Tra le altre cose, no? Tra le altre cose, parlando di questo libro, per appunto avvalorare la tesi che il professore stava poc'anzi esponendo, non ci insegna solamente la storia di questo territorio, perché non si muove solamente su
consideriamo un asse delle ascisse, si muove sia in maniera sincronica che diacronica, va avanti e indietro nel tempo, ma si spazia anche geograficamente, tant'è che vi sono ottimi spunti per chi proprio non conosce nulla sui vari paesi del comprensorio, si va da Conflenti, Marsirano, tutti i paesi dell'Interland Urametino. Appunto è molto importante il fattore dell'antropizzazione anche del bosco, perché spesse volte noi guardiamo i nostri monti credendo che fossero stati sempre in questo modo, che sono stati sempre così vegetati, con lo stesso tipo di vegetazione, ma non sempre è così. Tante volte la mano dell'uomo ha modificato le strutture paesaggistiche che vi sono evidenzi, ma l'importanza comunque dei nostri monti risale anche a tempi più antichi, tant'è che sia il massiccio del Mancuso, comunque anche l'insieme del Reventino, questi massicci montuosi venivano identificati con i monti della Pece. Venivano infatti in epoca romana dagli alberi dei monti sottratta la pece, che poi sarebbe stata utilizzata per impermeabilizzare gli scafi delle navi romane, perciò già è importante questo bosco. Appunto, l'importanza del bosco, prof. Il bosco stesso può essere un museo, possiamo andare lì e ammirare senza didascalia la nostra storia. Sì, è un museo, un museo, è un archivio botanico, un archivio storico. E infatti ci sono delle scienze ausiliari della storia che ci aiutano anche a studiare il bosco. C'è la botanica, sappiamo cos'è la botanica, ma c'è la dendrologia, lo studio degli anelli, degli alberi che ci consentono, e la natura di questi anelli ci consentono di capire non soltanto la storia sociale dell'albero, ma anche l'ambiente circostante, soprattutto se ci sono state delle calamità, degli incendi. Ma se qualcosa ha influenzato la crescita, l'andamento dei cerchi. Poi c'è sempre un'altra scienza ausiliaria, la dendroclimatologia, cioè lo studio degli anelli dell'albero in rapporto al clima. E poi ci sono gli studi fitotoponomastici, cioè individuare nel territorio toponimi che hanno a che fare col bosco. Io qui nel libro ne sono elencato una cinquantina. Cartinà, Caria, che vuol dire Noceto, Caria, Cerzito, Jevoli, Salicara, Coschi, Coschino, eccetera eccetera, Nocellito, e quindi il bosco, come in modo particolare il Parco del Mitoio, proprio come un archivio botanico e storico. Però non deve essere un'imbalsamazione, io la intendo così, almeno come i parchi. I parchi ormai non sono più naturali, sono culturali, nel senso che c'è stato l'intervento dell'uomo. Però il parco, il Mitoio in modo particolare, non come un santuario da custodire soltanto, o un luogo da imbalsamare, ma io direi come un laboratorio di ricerca, il bosco. Quindi. Portare gli alunni, le scuole al Mitoio, far vedere, leggevo addirittura quando mi sono occupato, ho scritto il libro sulle giudecche di Calabria, nel capitolo in cui si parla della manna, avevo trovato in un documento che pure nel Parco del Mitoio c'era il famoso ornello, un piccolo olmo da cui veniva ricavata la manna. Quindi anche il Mitoio è un archivio, uno va lì e guarda che tipo di alberi c'è, mi sembra che lì non l'ho messo, però a proposito del Mitoio sarebbe anche interessante vedere come veniva affittato questo parco. In alcuni atti notarili di fitto c'è l'elenco di tutte le piante, 100 cerri, 50 castagni, 25 visciglie, e più alla fine c'è sempre la dicitura più 100 di quei patiti che non danno più frutto. Veniva affittato anche il legname, la sterpaglia. Quindi il bosco è una risorsa da valorizzare, e io vorrei scrivere proprio questo libro, ritornare al bosco, non soltanto come luogo vivo, ma proprio come in opposizione all'eredità culturale che c'è oggi, e soprattutto recuperare le tradizioni sane della nostra civiltà contadina che ormai sono perse. In autunno, insieme al professore D'Andrea, porteremo avanti un altro convegno come quello che abbiamo fatto nell'autunno scorso
dialetto, dialetto, prima storia, tutti, io prima. Storia e identità. Spero che vorrà coinvolgerci anche noi, giovani come me, Matteo, hanno questa passione. Ebbene, ha detto, il bosco come un archivio, il bosco può essere un archivio se sai leggere il bosco. Mi fa molto piacere, come si può evincere comunque delle parole, ancora del professore, la sua vitalità, la dinamica con la quale lui intende la storia, non come di un qualcosa, perdonatemi il termine, stantio, che resti lì, immobile, bensì come un qualcosa di in continuo movimento, un modo perpetuo, una storia che non diviene mai storia come ci hanno insegnato a intenderla a scuola, ma una storia dinamica che appunto ci consente di, apprendendo le nostre radici, sapere dove andare in futuro, di poter muovere i nostri passi con coscienza e consapevolezza. Ho accennato all'utilizzo che in epoca romana si faceva della pece. Passiamo quindi a quest'epoca romana. Una delle particolarità che investe il nostro territorio è il fatto che in Calabria, e soprattutto nella parte centrale, percorresse il sentiero della via Annia Popilia, questa strada di epoca romana che da Capua raggiungeva Reggio. Questa strada molto probabilmente, forse sicuramente, il professore ce lo dirà, passava da Martirano, centro molto importante. Passando poi dal territorio lamettino, vi era spesso a volte stato il dubbio se questa passasse, una volta raggiunta la Comuna di San Matteo, se passasse dalla zona di Acquadauta, oppure se arrivasse tramite la parte centrale della vallata del Bagni. Invece forse non è così, e ora il professore potrà dirci ancora meglio le dinamiche di questa via romana. Allora, in questo libro di Luciano Berti c'è un bellissimo capitolo, forse il capitolo più completo sulla via Annia Popilia, perché contrariamente agli studiosi che si sono occupati della via Popilia e hanno scritto senza andare nel territorio, i forestali calpestavano palmo a palmo il territorio e quindi hanno individuato dei piccoli tracciati di via Popilia. Le fotografie io le ho messe nel libro. Allora, il pretore Annio, leggo dal libro, nel 156 costruisce quella che viene chiamata via Annia, e senza che parta da lontano, da Cosenza la strada passava per Santa Lucerna, poi arrivava a Ponte Sant'Angelo. Sapete il Ponte Sant'Angelo, quello di Scigliano, Ponte di Annibale, che non c'entra niente. Poi da lì saliva per Porta Vecchia di Nocera, Torre Casale, Campo d'Arata, sopra Falerna e Nocera, e poi Tempsa, poi scendeva Stretto del Veraldi, Fiume Amato, Angitola, eccetera, eccetera. Nel 132 il pretore Popilio fa un nuovo tracciato, diverso da quello di Annio. Allora, secondo la ricostruzione della forestale, questo tracciato riguardava proprio il nostro territorio. Piano Lago, Valle del Savuto, Mamerto, il Martirano, fino allo spartiacque Savuto Bagni, Cona San Mazzeo e, secondo la cartografia attuale, Case Raso, Valle Ricciarda, Carpinà Superiore, Acqua Fredda, Polveracchio, Sant'Elia, discende nella piana nella gola di Caronte e prosegue innestandosi sul precedente tracciato di Annio nei pressi del ponte sul fiume Mato, prosegue per l'Angitola e poi Nicotera, Reggio. Quindi anche questa è una notizia che valorizza il territorio, ecco. Poi Luciano Berti addirittura diceva che dal Sant'Elia la forestale ha individuato un altro tracciato che andava in direzione opposta verso Pian delle Vigne di Falerna, quindi Castiglione, e andava poi verso Nocera, verso il Saluto. Tra le altre cose, a parte ringraziare il professore per questi cenni storici, ovviamente, ma ci sarà occasione per ringraziarlo sempre di più, noi come associazione, con i nostri percorsi di trekking, spesse volte calpestiamo le varie zone che sono state qui citate. Noi spesse volte percorriamo, magari anche inconsapevolmente, quei percorsi che furono intrapresi e camminati da chissà quali antiche dinastie prima di noi. Parlavo della possibilità di arrivare a Falerno. Pensiamo che il Mancuso, alla sommità del Mancuso,
convogliano ben 7 territori comunali sulla punta del Mancuso, cioè Lamezia, Gizzeria, Falerna, San Mango, tanti paesi convogliano qui. Perciò ancora di più penso questo debba far capire l'importanza strategica anche di questo punto. Abbiamo parlato dell'importanza dell'acqua con i fiumi, le acque termali, ma ovviamente anche la posizione strategica per avvistamento alle acque marine e alle varie invasioni che si sono sempre susseguite nei nostri territori, era un'importanza ancora maggiore di tutto ciò. E io ancora una volta voglio sottolineare il fatto che ha detto il professore, l'archivio di Luciano Berti, senza l'intervento poi di Vincenzo Villella, l'archivio di Luciano Berti sarebbe andato perso, sarebbe andato al macero. Una pagina importantissima della storia lametina sarebbe andata così, sarebbe stata dissolta nel nulla. Perciò ancora di più il plauso, la stessa piana, certo, ancora di più il plauso perciò a Vincenzo Villella per renderci noto, è un plauso doverosissimo, ancora di più perché ci rende edotti di qualcosa che altrimenti sarebbe andato disperso. Perciò è un grandissimo ringraziamento. Il libro l'ho voluto chiudere con una fotografia emblematica. C'è un piccolo vivaio, perché dovevano fare le prove se i semini attecchivano e se le piantine crescevano. C'è una foto finale che io ho voluto mettere, di un vivaio, grande più o meno come questo spazio, con due uomini, due operai e una donna inginocchiati con le mani come facciamo noi quando recitiamo il Padre Nostro, quasi a pregare che quei semini attecchissero per poterli poi trapiantare, per poter iniziare la coltivazione. E nel libro quindi c'è la parte che riguarda la montagna, però c'è la parte anche che riguarda la piana, perché come dicevo avevano avuto anche l'incarico di eliminare gli ultimi acquitrini e di impiantare questa pineta costiera di pino ad Aleppo, come si chiamano, eucalipti, la caccia saligna, ma quello che colpisce, guardate, per questo Francesco Bevilacqua l'ha definita epopea, vedere questa montagna piena di operai che anche sotto la neve non è che c'erano le ruspe, col piccone, con la pala costruivano sentieri, piste, provavano la mattina presto a portare le piantine perché sennò con il sole poi si deterioravano. 300 ragazzi che venivano chiamati acquaiuoli che portavano l'acqua ai vari cantieri. Poi c'è una pagina bella, commovente. Prima di Luciano Berti si usava che quando c'erano dei lavori in montagna gli operai dovevano scendere a San Biase per il giorno della paga. E quindi erano costretti a non lavorare una giornata, a scendere, scendevano anche, erano gente delle frazioni, scendevano anche con la moglie, con i figli, approfittavano per fare la spesa. Allora Luciano Berti che cosa fa? Dice, non voglio far perdere neanche una giornata di lavoro. E con l'asino, col mulo, con i soldi nella borsa, saliva lui nei cantieri, faceva l'appello, faceva firmare. Ci sono due fotografie, firmano su un muro e poi lui sotto ha scritto, ahimè, 300 segni di croce, perché tutti quelli che lavoravano erano tutti analfabeti. Enrico Borrello, poi ho rintracciato un articolo di Enrico Borrello di un attentato che fecero a Luciano Berti, mentre con questa borsa con i soldi, perché i soldi venivano da Reggio Calabria e li mandavano alla banca di Nicastro, poi lui li prelevava in moneta qui per poter pagare... E beh, gli fanno un attentato, lui però era armato, è riuscito a mettere in fuga, a difendersi. Ecco, già allora c'era chi aveva cercato di intrufolarsi in questi. Bene, allora abbiamo parlato dunque in quest'altro periodo storico più recente a noi, questa operosità nelle montagne di questa vallata, un'operosità che possiamo ritrovare anche nel periodo bizantino, ovviamente, passiamo a questo periodo. Quando infatti le montagne della Valle del Bagni ospitavano vari insediamenti, monasteri, abbazie basiliane. Allora, parliamo un attimino del celebre Brebion. Il Brebion è l'inventario della chiesa metropolita di Reggio, datato intorno all'anno 1050. Bene, questo Brebion elenca nei territori della Valle del Bagni il monastero di San Costantino, datato intorno all'880,
ancora non eravamo neanche all'anno 1880, il quale possedeva vigne, campi lavorati, prati, pascoli, alberi fruttiferi e parte della montagna. Nel Brebio poi viene anche citato il monastero detto dei Santi 40. Nei documenti successivi invece sarà chiamato l'Abbazia dei Santi 40 Martiri, dal quale ovviamente il nome della nostra associazione. Ecco, i Santi 40 Martiri invece avevano il versante destro del torrente Bagni, il fondo mitoio e altre parti del bosco. E quindi è anche possibile che su questo monastero, il monastero sorgesse proprio sul Sant'Elia. Allora, tra le altre cose, il toponimo, il nome Santi 40 diede poi il nome a Caronte, quindi ci può parlare un pochino dell'importanza storica degli insediamenti bizantini, sia proprio a livello storico, sia anche a livello sociale, e poi ovviamente questi resti delle abbazie che sono stati fotografati dall'associazione, da Luigi, che ci sono nel suo libro, testimoniano che questi resti antichissimi, precedenti anche all'abbazia benedettina Santo Fermo a Vetere. Perciò ancora di più andrebbe sollecitata perlomeno la conoscenza di questi siti. E noi a livello fotografico stiamo tentando appunto di riscoprire queste testimonianze importantissime della nostra storia che altrimenti andrebbero perdute. Un pochino stiamo facendo il lavoro, non voglio paragonarmi di certo allo storico Villella, ma un pochino quello di sollecitare le coscienze, le menti, le curiosità. Ovviamente senza la curiosità non si va da nessuna parte, noi tentiamo di stuzzicarlo un pochino. Professore, lei che ne pensa? Prego, faccia pure. Tra le altre cose, i vari insediamenti bizantini che vi furono soprattutto nella parte di Sambiase influenzarono molto la parlata del luogo. La grecofonia, il linguaggio greco, influenzò tanto la parlata sambiasina, tant'è che anche stesso Sambiase, San Biagio era un santo bizantino. E San Biagio da Santiplasi, Santovrasi, Sambiasi, poi Sambiase, da questo nome deriva l'abitato. A volte tante cose ce l'abbiamo sotto il naso e non le conosciamo. È sempre quella, la sindrome dell'erba del vicino è sempre più bella. Andiamo a scoprire, a conoscere posti lontani e i nostri invece li teniamo abbandonati. Parliamo dei bizantini nella Valle del Bagno. Prima vorrei dire, allora le terme erano state sempre chiamate terme di Sambiasi. A un certo punto vengono chiamate Terme 40. Allora, questo l'ho trovato, la conferma l'ho trovata in una relazione degli Annali Civili del Regno di Napoli del 1847, volume 44, maggio-agosto 1847, dove c'è una descrizione bellissima, completa dell'area qui, del Bagni. E nella prima parte si parla di studi statistici, dell'industria agricola, manifatturiera della Calabria Ultra, poi nella seconda parte si parla delle acque minerali di Sambiase, che dice erano conosciute allora con il nome di acque di Sambiase, Sambiasi con la I. Le più importanti nella provincia sono le acque minerali di Sambiase, che hanno acquisito una indubbia rinomanza. Circa un miglio distante dal paese, le montagne Reventino, Portella, Montagnola, Mitoio, Mancuso, Muzzari o Santi 40, Sant'Elia, formano un gruppo spiccantesi dalla catena degli Appennini ed elevantesi a gradi dal fiume Lamato. Sono tali monti di ramazione del primo che ha per branche principale a sinistra la montagna Muzzari e a destra l'altra Mitoio e più in là quella detta del Mancuso. Dov'è che c'è la notizia che si chiamavano 40? Quindi Caronte sarebbe una deformazione popolare di 40. Nelle sorgenti a sinistra, a nord-ovest del Muzzari, sono costruite delle vasche, ove una volta esisteva la chiesa dedicata ai 40 martiri, donde non solo ebbe nome il monte, ma anche le acque che da taluni ormai vengono così chiamate. 40. Di quanti c'è? Muzzari o 40 martiri? E per quanto riguarda il periodo bizantino, consiglio quindi non dilungarmi, se no non finiamo più. Però, ritorno a quello che ho detto prima, dopo l'anno 1000 succedono tante cose.
si aspettava la fine del mondo, ma recentemente uno storico francese che ha creato tante polemiche in Francia ha scritto un libro in cui dimostra che non c'era proprio questa credenza dell'anno 1000, però la popolazione si preparava, immaginatevi, 10 anni prima non si pensava alla fine del mondo, 5 anni prima nemmeno, 3 mesi prima forse sì, 1 mese prima sì, 1 settimana prima sì, 2 giorni prima, la notte precedente alla fine del mondo tutta la gente si abbracciava, si confessava, chiedeva perdono, andava in chiesa, poi il giorno dopo non è successo nulla, si è creato un entusiasmo incredibile e sono cominciate a sorgere le cattedrali, tutte intitolate alla Madonna. Qui da noi 4 grandi complessi monastici abbaziali: Santa Maria del Carrà, dove c'era lo scriptorium più importante di tutta l'Italia meridionale, ho individuato dei codici al Vaticano e li riporto nel libro. Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno, Santa Maria di Santa Eufemia, Santa Maria di Corazzo. Fino a quel periodo la Madonna non veniva venerata, si pensava soltanto, il culto era soltanto nei confronti di Gesù. Dopo l'anno 1000 invece esplode questo rito, questo culto nei confronti della Madonna, perché precedentemente ci si preoccupava soltanto di definire i dogmi relativi alla natura di Cristo, quindi i vari concili, monofisismo, eccetera, eccetera, doppia natura. E esplode quindi questo. Capita quindi che, se uno ci fa caso, quasi tutte le chiese nostre sono intitolate alla Madonna, Santa Maria, Loreto, eccetera. Qui da noi il periodo bizantino è un periodo bellissimo, un periodo florido, un periodo ricco, molti coloni, contadini lavoravano alle dipendenze di questi monasteri, quindi hanno portato cultura, civiltà, benessere, modernità. Accennavo alla Santa Maria del Carrà, un altro toponimo che indica Carrà i Gerri. Quindi questa era un'abbazia che si trovava. Scavi non ne ha mai fatto nessuno, dei resti sono stati individuati, ma subito è intervenuto qualcuno e l'ha bloccati. C'era il monastero, dicevo, lo scrittorium più importante di tutta l'Italia meridionale, e quando il famoso Atanasio Calciopulo ha fatto le visite dei monasteri per ordine del Papa, il Papa era Marcello II, vescovo di Nicastro, che è diventato Papa, aveva come segretario il cardinale Sirleto di Guardavalle, che era il responsabile della Biblioteca Vaticana, dovevano allestire la Biblioteca Vaticana, avevano bisogno di libri, di codici, e quindi mandò nell'Italia meridionale degli emissari a visitare tutti i monasteri della Calabria e della Sicilia a fare incetta di questi codici, e alla chiesa dell'abbazia del Carrà furono asportati centinaia e centinaia di codici, 2 bellissimi, uno che è numerato 1221, è il commento di Teofilatto al Vangelo di Matteo, che è scritto Licteris auris in cartis rubeis, lettere dorate su carte rosse, e dice prezioso come il codice purpureo di Rossano. Quello doveva essere alla Mezzia Terme, si trova al Vaticano insieme a tanti altri codici, è stato esposto al monastero di Monte Cassino e lì sono andate migliaia e migliaia di visitatori. Se l'avesse chiesto l'amministrazione comunale o il vescovo qua per averlo un'estate, chissà se glielo avrebbero concesso. Sì, forse sì, come hanno fatto con il tesoro di Santa Fe. Bene, ovviamente il periodo bizantino è stato un periodo fiorente, tant'è che portò civiltà e soprattutto uno stato di benessere per le varie comunità. Ovviamente lo stato bizantino centrale, la sede centrale, aveva interesse a favorire i monasteri qui nella Calabria meridionale, perché comunque si contrapponevano alla latinizzazione della chiesa che vi era invece in Italia, con il quale invece erano contrapposti. Passiamo un attimo a un periodo temporale successivo, cronologico successivo. Una delle piaghe maggiori del nostro territorio sono, ahimè, i terremoti. Terremoti celebri, quelli del 1638 e poi nel 700, a fine 700, che distrussero quasi completamente i vari insediamenti sulla piana lamentina. Ecco, vi è notizia nel suo libro anche che le terme di Caronte
le acque sulfuree delle terme fossero seccate in un certo periodo. Poi, a seguito del terremoto del 1638, una faglia che si aprì fece nuovamente fuoriuscire queste acque termali in superficie. Ce ne parla? Sintetizzo velocemente dal libro. Allora, qualche giorno dopo il terremoto, un ecclesiastico che si chiamava Agazio di Somma, che poi è diventato vescovo di Catanzaro, ha percorso i luoghi colpiti dal sisma, è venuto anche nella nostra zona e poi tre anni dopo, nel 1641, ha pubblicato un volume, Storico racconto dei terremoti della Calabria dall'anno 1638 fino all'anno 1641, pubblicato a Napoli nel 1641. Esordiva naturalmente dicendo che tutte le notizie da lui riportate rispondevano al vero, la stessa cosa la confermava l'editore Camillo Cavallo nella sua nota ai lettori, dicendo che si trattava di una descrizione scritta con esattezza fedele. E forse questo è il libro che racconta meglio di tutti gli altri le distruzioni. Se avete un po' di pazienza ne leggo un passo. A febbraio, all'ora del tramonto di quel freddissimo giorno, si scosse la terra, 18 gennaio 1638. Tremarono gli edifici, ma non ci fu nessun danno degli abitanti. Poi il cielo si perturbò fuori dell'usato e le freddissime nuvole scaricarono copiosissime nevi. A fine mese un'altra scossa. A febbraio e gran parte di marzo, dileguatesi le nevi, sembrava che la primavera avesse anticipato il suo arrivo nel cuore dell'inverno. Ma ben presto la stagione riprese la sua instabilità e, tra lampi e tuoni, impetuosissime piogge si abbatterono sui paesi e sulle campagne. Il 27 marzo, dopo una giornata di vento impetuoso, verso il vespro subentrò una strana calma nell'aria, il meraviglioso silenzio, insidioso silenzio che macchinava l'insulto di sotterranea tempesta. Verso le ore 22, all'improvviso, si udì nell'aria dal lato di mezzogiorno un orribile impetuoso stridore e in un attimo, con una serie di scosse, la terra crollò e per l'una e l'altra Calabria i villaggi, le città, le castella o si sconquassarono o precipitarono e per ambedue le province si sollevarono dalle ruine densissime e polverose caligine. Dappertutto spavento, terrore, fuga, confusione. Ad alcuni giovò la fuga, ad altri più nocque, ad altri né il fuggire né il fermarsi riuscì di scappare. Dopo questa descrizione del terremoto, in generale, passa a descrivere quello che è successo nella nostra zona e parte da Santa Eufemia. Santa Eufemia che era sotto la giurisdizione dei Cavalieri di Malta. Questo castello, dice di Somma, era famoso per il ricovero a tutte le barche che costeggiavano quelle riviere. Questa è notizia importante. In seguito a quella fortissima scossa di terremoto, restò sommerso nelle proprie ruine e scomparve anche l'antico porto. Quindi c'era un porto a Santa Eufemia. A Santa Eufemia sorgeva un celeberrimo tempio dedicato a San Giovanni Battista, insigne per antichità e lavoro di fabbriche. Oltre che per chiesa, era spesso servito agli abitanti come sicura fortezza contro l'invasione delle galere africane. Ora, questa chiesa, che si era dimostrata inespugnabile contro le armi dei barbari, crollò totalmente, seppellendo buona parte di quegli stessi che altre volte aveva protetto. Secondo di Somma, i morti furono circa 200. Poi descrive come è sorto il villaggio di Santa Eufemia Vetere, ad opera di signorino Gattinara, 28 case per i coloni, e poi si reca a San Biase, dice che sorgeva non molto lontano in una fertile pianura. Questo paese sentì maggiore la strage per la frequenza dei terrazzani. I morti infatti furono 500. Tra questi ci furono alcuni che, salvatesi dal crollo delle case, si erano riversati nelle vie e morirono percossi dal terrore. Anche nei pressi dei bagni di San Biase, quindi ancora venivano chiamati i bagni di San Biase, il terremoto sconvolse il territorio. Dice testualmente di Somma: scaturivano a fianco a San Biasi, in mezzo ad una vallata, i celebri bagni di solfo, che, abbandonati dall'antichità, erano ormai quasi secchi. Al tremore della terra, le acque sulfure presero a sgorgare così abbondantemente che, trasportate dal fiume verso il mare, lo resero più vivo, ceruleo e ribollente di fumo e di zolfo per molti mesi, finché, mancando a poco, si sono di nuovo ridotti all'antica sterilità. Contemporaneamente, durante la scossa dell'Urica, la terra
inghiottì tra le fauci un limpidissimo fiumiciattolo che sdrucciolava dalle coste della montagna. Quindi nel 1641 le terme, le acque solfure non fuoriuscivano più, quindi vuol dire che le terme non funzionavano, la gurna non c'era. Quindi non poteva andarsi a fare. Ecco, questo fa parte della conoscenza, della storia, della geografia, come parlavamo prima, perché entrambi gli aspetti vanno di pari passo. Poi, avanzando per balzi cronologici molto ampi, arriviamo invece al Novecento. Ovviamente abbiamo parlato della legge speciale per la Calabria, ora ne parleremo meglio. Novecento è anche periodo di bonifica della Piana Lamentina. Ovviamente la bonifica interessa la zona pianeggiante, ma non può avvenire se non interessa anche i corsi d'acqua, che ovviamente nascono in montagna, perciò ci parlo un attimino delle opere di bonifica in montagna e sui fiumi. Allora, una delle piaghe storiche, oltre ai terremoti, del nostro territorio sono state le incursioni saracene, che costringevano le popolazioni rivierasche ad abbandonare la costa e a rifugiarsi in colline e in montagna. Avevano bisogno di terreni per costruire le case e di terreni agricoli da coltivare, e quindi disboscavano in maniera selvaggia il terreno non trattenuto più dalle radici degli alberi. In occasione di forti piogge di lavava si creavano, quindi i torrenti si ingrossavano, e portavano a mare detriti, alberi, rocce, eccetera eccetera, si impaludavano e si crea la palude e la conseguenza, la malaria. Quindi la malaria è conseguenza dell'abbandono delle coste da parte delle popolazioni che si rifugiavano, che tutti questi villaggi prendono in genere il nome della famiglia principale che ci abitava. Quindi c'è un villa, Villella, Mercuri, eccetera, Galli. E quindi la piana era in queste condizioni. Poi c'è la bonifica integrale attuata dal fascismo, che però rimase incompleta. La portarono a termine, come dicevo, negli anni 50 con la legge speciale Calabria, i forestali, e poi sorsero delle aziende importanti come l'azienda La Ferla, che coltivava il riso, un riso famoso, il risone La Ferla, che era migliore di quello di Vercelli. Poi c'erano allevamenti, poi sono arrivati altri imprenditori che ben conosciamo, le serre, eccetera eccetera. E in montagna, prima l'ho accennato, la montagna era completamente brulla, non c'era neanche un albero, c'erano soltanto pietraie. Berti dice qualche pianta macilenta mangiata dalle capre, dagli animali. Quindi fanno questo progetto, impiantano dei vivai. Guarda, poi dalle fotografie, soprattutto la fotografia, che è un documento storico, al pari del documento, forse di più. Le fotografie di allora non potevano essere manomesse e contraffatte, erano quelle con le macchine fotografiche degli anni 50 in bianco e nero, e quindi vedere questa montagna del Reventino, prima, sulla quale prima venivano creati dei solchi, poi venivano messe, diciamo, impiantate 1000 piantine, non tutti attecchivano, 300 sì e 700 no, e quindi dovevano riprovare. E se la montagna nostra adesso è in queste condizioni, la selva novella la chiama Berti, prima erano i monti della Pece, e come dicevi tu prima, c'è un capitolo nel libro che è molto importante, che riguarda le basiliche romane. I tronchi del Mancuso, attraverso, trascinati dai buoi, in modo particolare attraverso il torrente Malovitano che si trova a Falerna, venivano portati al porto Naves de Arata, che si trovava dove c'è adesso la macchia, c'era una specie di una panchina, una pietra. Naturalmente il mare adesso si è allontanato, penso un pochino che quello scoglio che si trova a Nocera Marina nella villa comunale di qua della ferrovia, era quello, lo Scopulus Terineus, che noi troviamo nelle più antiche carte. Che il mare fosse ricco. Ecco, e c'erano addirittura ancora gli anelli di ferro dove venivano attaccate le navi. Poi l'hanno fatto brillare quando hanno costruito la ferrovia per procurarsi
il briciolino per, ecco. Stavo dicendo che ho perso, che i tronchi venivano, sì, venivano trasportati perché, e poi venivano messi sulle zattere e portate alla foce del Tevere perché servivano come ponteggi per le basiliche romane. Quindi Michelangelo, Raffaello, non avevano il legno calabrese, e venivano questi tronchi dal Mancuso, che era, allora era patrimonium Santi Petri, era patrimonio di San Pietro, e quindi il Papa, ci sono delle lettere riportate nel libro, il Papa Gregorio, famoso, il Santo Papa Gregorio, mandava delle lettere ad Arechi pregandolo di favorire il trasporto di questi tronchi che servivano per le basiliche romane. Quindi San Giovanni Laterano, San Pietro, hanno qualcosa anche della nostra zona. Quindi se andiamo, come dicevo prima, a studiare la dendrologia, dendroclimatologia, andare a studiare nelle chiese il legname di allora, se riuscissimo anche ad avere qualche documento che ci dice quando è stato portato, avremmo anche notizie importanti anche sulla... Ancora grazie al professore, ci avviamo alla conclusione, giusto due curiosità e poi lascio il microfono qualora ci fosse qualche intervento dal pubblico. Allora, la curiosità è presto detta, abbiamo parlato inizialmente di come la figura di Ligea fosse impressa sulle monete antiche dell'epoca e questa figura alata da una brocca a forma di leone potesse sgorgare dell'acqua. La brocca a forma di leone vuol dire una fonte sacra identificata con le acque sulfuree, ok, riassunto. Quindi, su queste fonti sacre, vi erano dei rituali importanti, vi erano delle peregrinazioni, vi era qualche cosa di anche folcloristico, se vogliamo, nel miglior termine possibile, anzi folclorico, utilizziamo questa dicitura, molto interessante. Allora, naturalmente io non mi sono occupato di questo tema, però se ne è occupato, dicevo prima, Dario Leone dice così: proprio in territorio di San Biase era stata notata fin dal periodo neolitico una fonte d'acqua calda che incuteva nello stesso tempo riverenza e paura in una popolazione che aveva come principale divinità la madre terra. Quest'acqua, che scaturiva straordinaria e benefica dal grembo caldo di questa divinità, fu ben presto sacralizzata, come lo furono anche i boschi che la circondavano. Quale fosse il nome specifico di questa divinità non lo sappiamo, conosciamo solo gli aspetti che le diedero i popoli che seguirono i neolitici e che poi i greci assimilarono. Quel che sappiamo con certezza è che questa divinità femminile era preposta ai culti di una società matrilineare e la si ritroverà nel periodo magno-greco assimilata nella figura greco-italica di Persefone. Può essere paragonata alla sumerica Inanna, all'assiro babilonese Istar, alle greche Demetra e Ecate. Ma qualsiasi cosa sia stata, era la Potnia, la divina signora, come la chiamarono le genti pre-greche. Il suo carattere di divinità aveva un lato luminoso e benigno, ma anche all'opposto oscuro e malefico. Essa infatti faceva risplendere rigogliose le messi e proliferare gli armenti, ma poteva anche far inaridire i campi e sterilire gli animali. Essa era la dea del cielo e della terra, ma anche la regina dell'inferno. Già forse fin dal Neolitico, dunque, un Eron era già sorto in questa località in suo onore e, in periodi stabiliti, le folle oranti dei pellegrini si affollavano intorno alla sua ara e innalzavano capanne e ripari di canne e frasche. A differenza però di località più fortunate come Savignano sul Panaro e Willendorf, la piana di Santa Eufemia non ha restituito ancora statue di dee madri. Dario Leone però, mi dice, è riuscito a rinvenire, proprio non lontano dalla fonte sacra, un idoletto. Si tratta, dice lui, di una forma estremamente stilizzata di dea madre, la cui caratteristica principale è costituita da un ventre prominente, chiara auguri di abbondanza e fecondità. Il volto non si nota, come non si notano le solite caratteristiche sessuali, anche perché le mammelle formano col ventre un'unica prominenza. Tutto è ridotto all'essenziale, ma è sufficiente a dimostrare ciò che l'artista intendeva rappresentare. Le vie commerciali, i tratturi, i sentieri, la stessa via fluviale dell'Amato, ancor prima di essere percorse dai commercianti, furono transitate dalle folle oranti dei fedeli, che correvano all'ara sacra sorta accanto alla fonte sacra,
come accadeva per l'Erano che precedette il tempio di Era Lacini a Crotone, oppure quello che precedette l'Era del Sole o quello di Persefone a Lochi. Questo era il culto principale delle popolazioni preistoriche della piana di Santa Eufemia. Adesso si sovrappose poi quello della ninfa Ligea e questo subentrò, e a questo poi subentrò il culto bizantino alla Vergine di Calcedonia e Santa Eufemia. Bello ricordare il fatto qui della Dea Madre è inerente al Neolitico, in quanto prima che l'uomo imparasse come si coltivavano le erbe, gli ortaggi, quando l'uomo ancora dedito al nomadismo viveva di ciò che la natura spontaneamente dava, la divinità principale era la Dea Madre, una dea donna, una dea che dava. Ha preso poi il metodo dell'agricoltura, la gerarchia divina cambiò, il dio principale non fu più la donna, divenne l'uomo. Ora, in conclusione, davvero una mia curiosità e abbiamo terminato. Vi sono ancora, anche se abbiamo parlato, delle diatribe sulla giusta locazione di Terina, se Terina sia a Lamezia o se sia a Nocera, e queste diatribe interessano anche le acque di Caronte, le acque Ange, se queste fossero site a Caronte oppure all'Angitola. Giusto questo. Allora, il primo a sostenere che fossero qui a Caronte era Paolo Orsi. Io, in base a quello che ha ricostruito Luciano Berti, dico che sono qui. Poi c'è una corrente di pensiero che le porta all'Angitola. E tutto questo fa riferimento a quella sigla Age che c'è sulla moneta, che è stata ritrovata anche però su monete di Metaponto. Per cui Raoul Rochette, quello storico francese, ha ipotizzato che si trattasse soltanto di una iniziale dell'artista della moneta, Agesilaos, in Age. E quindi secondo questa seconda corrente di pensiero, Aque Ange, come riportato sulla tabula poetingeriana, ma anche nell'itinerario antonino, la tabula poetingeriana è una ustradaria romana del III secolo, che poi è stato scoperto da questo Poetinger tedesco in epoca medievale, una copia, e hanno fatto questa assonanza linguistica con Angitola, sì. Aque Ange, Angitola, quindi diciamo che per noi sosteniamo che le Aque Ange sono qua, dove nel 1056 Roberto di Biscardo, che si avviava alla conquista di Reggio, fece scendendo da Martirano, quindi un'ulteriore conferma che c'era la via Popilia Montana, fece sosta qui per rifocillare l'esercito. Sostiene prima che sia qui con tanto di documentazione, non ci affidiamo. Non c'è... invece Terina e Temesa? Terina, nel 1997 gli scavi agli Ardini di Rende, Spadea e altri sostengono che sia lì. L'amico Macchione. C'è ancora e altri, ci sono anche... Luciano Berti sostiene che si trova al piano della Tirena. E nel libro ci sono delle foto, dei reperti che sono stati trovati lì. Vi ringrazio, professore Vincenzo Villella, lo ringraziamo ancora una volta, grazie a voi per l'ascolto, per l'attenzione. Qualora qualcuno volesse chiedere qualcosa, lo faccia ora, lo taccia per sempre. Ok.